Questa settimana, TVP Info, inizia nella Polonia del Nord l'installazione del sistema d'arma americano. US Department of Defense. Il Pentagono descrive la funzione del sistema missilistico Aegis. Lockheed Martin. La Lockheed Martin descrive le caratteristiche del sistema di lancio verticale MK41. Tre articoli della TASS. Putin, il sistema di difesa missilistica USA in Europa può essere usato contro la Russia. Putin approva la strategia di sicurezza nazionale della Russia. La Russia pubblica i dati sul numero di armi strategiche offensive possedute da Russia e Stati Uniti. The Washington Post. La Cina sta costruendo più di 100 nuovi silos missilistici nel suo deserto occidentale, dicono gli analisti. Editoriale del Global Times, la realizzazione della deterrenza nucleare della Cina non può essere vincolata dagli Stati Uniti. US Department of Defense. Il Dipartimento della Difesa USA è in pista per accelerare la consegna di armi ipersoniche. United Press International. La Gran Bretagna spenderà 4,8 milioni di dollari per sviluppare un sistema di comunicazione intermissile. United Nations, il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Ben ritrovati. Questa settimana puntiamo il nostro grandangolo su un paese europeo, la Polonia. Per quale ragione? Perché c'è una notizia che interessa non solo la Polonia, ma l'Europa intera, quindi l'Italia compresa. Qual è questa notizia? Beh, io direi è quasi inutile che la cerchiate sui grandi media, perché non la trovate. Allora, noi l'abbiamo trovata invece sulla televisione polacca. Ci annuncia che inizia nella Polonia del Nord l'installazione del sistema d'arma americano. Poi appunto ci dicono che l'annuncio viene non dal governo polacco, ma dall'Agenzia Americana di Difesa Missilistica, che ha annunciato appunto l'installazione del sistema d'arma Aegis e esattamente lo installano nella base polacca di Rzeszów, che è nel nord del paese. E questo è l'ultimo elemento che va ad aggiungersi a quello che viene definito il sistema di difesa antimissile americano in Europa. Questa è la notizia che ci viene dalla Polonia. Naturalmente, dopo aver letto questa notizia, siamo andati, come dire, alla casa madre, cioè a vedere l'annuncio del Pentagono. E in effetti la notizia della TV polacca viene esattamente dal Pentagono, che descrive la funzione di questo sistema Aegis. Leggiamo le parole del Pentagono, cioè la funzione delle basi e delle navi dotate del sistema missilistico Aegis è proteggere le forze USA in Europa e quelle degli alleati europei dalle
ed emergenti minacce di missili balistici provenienti dall'esterno dell'area euroatlantica. Sono arrivati a proteggerci da non meglio identificate minacce di missili balistici provenienti però dal di fuori dell'area euroatlantica. Ed ecco il sistema di difesa. Gli Stati Uniti hanno installato già una prima base missilistica in Romania, ora hanno aperto i lavori per installare la seconda base a terra in Polonia e poi hanno anche navi armate dello stesso sistema Aegis di cosiddetta difesa missilistica. Radar development was the core of what made you just successful. We've always managed to stay one step ahead and being able to outpace the threats that are facing every day. As we deal with cyber threats, as we deal with high-speed threats, smaller radar cross-section threats, the various components of Aegis are also evolving. Per saperne di più, conviene andare a vedere cosa ne pensa la società produttrice di questo sistema d'armi, che è la Lockheed Martin. La Lockheed Martin è l'industria bellica maggiore del mondo come ampiezza, come tecnologia. E allora ecco che la Lockheed Martin ci descrive le caratteristiche di questo sistema di lancio verticale. Ora qui avvertirei su qualcosa che insomma mi sento dire spesso. Cioè sì, ma qui si entra in particolari tecnici, non è il caso e tutto il resto. Ma direi un momento, non so, nell'uso, non so, dei cellulari, di internet, dei social, ma quanti termini dei glossari tecnici sono entrati nel nostro parlare quotidiano, mi sembra chiaro. Allora, è utile che noi anche sappiamo di cosa parlano, perché poi vedrete che non parlano di sistemi tecnici, parlano delle nostre vite e questo direi ci interessa. E allora bisogna conoscere qualcosa di essenziale, cioè tipo che queste basi in Europa, queste navi che sono nei mari europei, sono dotate di questo sistema di lancio verticale. Ora è chiaro che se voi andate a vedere gli acronimi, vabbè, dice giro pagina, non mi interessa, lasciamoli agli esperti militari. No, perché questo MK41 Vertical Launch System è un sistema di lancio verticale, la cui sigla è MK41. E la Lockheed Martin ci dice, attenzione, che questo è l'unico sistema di lancio che può comunicare simultaneamente con i sistemi di controllo delle armi missili di ogni missione bellica. Sono venuti a installare in due basi in Europa e poi a bordo di navi che sono nei mari europei, dei missili che ci assicurano, servono solo come missile, antimissile, in caso che qualcuno lanci verso l'Europa dei missili balistici. Ma quando andiamo a vedere le specifiche tecniche che ci dà la Lockheed Martin, leggiamo qualcosa anche. E qui non c'è necessità di essere molto addentro alle questioni tecniche per capire. Quando la Lockheed Martin ci dice che si tratta di missili per ogni missione bellica, antiaerea, antisuperficie, antisottomarino, difesa da missili balistici e attacco terrestre. E non solo. La stessa Lockheed Martin nel magnificare il prodotto ci dice che il sistema è progettato per alloggiare qualsiasi missile in qualsiasi cella, una capacità che
che fornisce a questo sistema una ineguagliabile flessibilità. La spiegazione, che poi anch'io ho avuto da tecnici di alto livello, è questa. Il sistema è apparentemente semplice, poi tecnologicamente molto complesso, e sono dei tubi di lancio verticali che sono messi se a terra in bunker sotterranei, se a bordo delle navi nel corpo della nave. Queste che chiamano celle sono i singoli tubi. Ora, quello che ci dicono, e ci dice appunto, ve l'ho appena letto, la Lockheed Martin, è che dentro ciascuno di questi tubi di lancio si può mettere qualsiasi tipo di missile, e specificano compresi i missili da crociera a lungo raggio. Questi missili da crociera a lungo raggio, quelli che arrivano sull'obiettivo seguendo il contorno del terreno a bassissima quota per sfuggire alle difese avversarie, sono praticamente armabili sia di testate convenzionali dette, cioè non nucleari, e sia di testate nucleari. Vi faccio un esempio, qualcuno dirà terra-terra, ma per capirci. È come se uno vi gira intorno con un revolver, col tamburo, e dice che dentro ci ha messo delle proiettili a salve, dei colpi a salve come scacciacani. Va bene, però gira intorno. Voi non lo conoscete, dice, ma no, stia tranquillo, questa è una, sì, è una revolver vero, ma dentro ci sono i colpi solo per scacciacani, se arriva un cane sparo per spaventare. E poi lo guardate, non so la reazione, ecco, direi, cioè, vi può cominciare a venire il dubbio, ma sarà davvero che ha messo dentro i revolver dei botti, diciamo, dei proiettili innocui, oppure c'ha dei proiettili veri. Ebbene, anche in questo campo, la Russia cosa deve pensare quando c'è la spiegazione della Lockheed Martin che dentro quei tubi di lancio ci possono essere anche missili da attacco nucleare? Ed ecco una delle questioni più grosse che ci sono tra Mosca e Washington. Ce lo riferisce la TASS. La TASS riporta un avvertimento, diciamo, che il presidente Putin ha fatto già da anni, non è una questione recente. Cioè, leggete il titolo della TASS. Il sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti in Europa può essere usato contro la Russia. Quindi leggete anche le parole di Putin. Dice, non so dove potrebbe portare il dispiegamento del sistema missilistico statunitense in Europa, ma so per certo che dovremmo rispondere, ha sottolineato Putin, aggiungendo che è sicuro che in ogni caso la Russia sarà nuovamente accusata di comportamento aggressivo, anche se la nostra è solo una risposta. Ora, questi avvertimenti sono completamente ignoranti da tutto il mondo mediatico e politico, italiano, europeo, tutti i paesi della NATO. No, è uno che chiacchiera. No, Putin ha detto chiaramente, dovremmo rispondere. Ma scusate, se loro temono e hanno fondati sospetti che dentro quei lanciatori che li stanno mettendo a ridosso del territorio russo ci siano missili nucleari, quale pensate possa essere la risposta russa? Verbale? Direi di no, militare, ma è ovvio, puntano i loro missili su queste basi. Piccolo particolare, queste basi sono in Europa, cioè ci siamo noi in mezzo. Questo è il quadro estremamente preoccupante che ogni giorno vede aggiungersi nuovi elementi, ma tutto questo è ignorato dai grandi media. Questo è il punto, è ignorato. Io sono sicuro che sto parlando di queste cose e forse, spero di no, ma forse la maggior parte di voi non ha letto queste cose, non, di dove, salvo che uno non vada appunto a vedersi la sera la TV polacca,
direi di escludere, salvo pochi di voi, insomma, che andranno a vedere la TV polacca. Bene, la citazione che vi ho letto dalla TASS del presidente russo esprime un concetto che lui ha già sollevato 5 anni fa, nel 2016. Era il giugno 2016. Ha detto queste cose. Ma quale eco hanno avuto queste cose? Direi nessuno. E quindi non c'è da stupirsi che poi lo stesso Putin si sia detto preoccupato che il confronto militare tra Russia e Stati Uniti sta trascinando il mondo in una nuova dimensione. Nuova dimensione è un termine molto lieve, molto leggero per indicare la dimensione in cui noi stiamo finendo. E non solo, poi di nuovo attraverso la TASS, appunto, sentiamo che Putin approva la strategia di sicurezza nazionale. Cosa dice? Che si devono armare. Perché? Perché continua il dispiegamento di missili USA a raggio intermedio e corto in Europa e nella regione Asia-Pacifico. E questa è una minaccia, sottolinea, per la stabilità strategica e la sicurezza internazionale. Un esempio lo abbiamo già fatto sempre, quello chiamiamolo terra-terra, ma per capire bene cosa parliamo, che cosa vuol dire un missile a corto e medio raggio? È come la situazione, appunto, se una persona ce l'ho con una pistola in mano a 1 chilometro di distanza, non costituisce per me una minaccia, ma se si avvicina a 10 metri, questa è una minaccia mortale. Cioè, è semplicissimo. Quindi non è quante armi tu hai, dove le hai, a che distanza le hai dal bersaglio. Ecco di nuovo questa situazione. E poi, di nuovo, ora è di quest'anno, poco tempo fa, la Russia ha pubblicato i dati sul numero di armi strategiche offensive, attenzione ai termini, ma sono quelli tecnici, possedute da Russia e Stati Uniti. Hanno fatto un computo che la Russia possiede 517 unità di missili balistici intercontinentali operativi, attenzione, sulle rampe di lancio, pronti al lancio 24 ore su 24. Missili balistici lanciati da sottomarini operativi e bombardieri pesanti operativi. Stiamo attenti ai termini. Operativi non vuol dire che questi sistemi d'arma sono in qualche arsenale, sono lì sulle rampe di lancio. Qui si nominano i sistemi lanciati da sottomarini. Basti pensare che un sottomarino statunitense, per esempio della classe Ohio, ma anche un sottomarino corrispondente russo, ha a bordo 24 tubi di lancio. Ciascun missile può essere armato fino a oltre 10 testate nucleari indipendenti, cioè capace ciascuna di dirigersi su un obiettivo diverso, e quindi può lanciare qualcosa che va, non so, a 280 testate in una salva missilistica nucleare. In genere ne hanno meno, si dice, ne possono avere, non so, 120, 150. Di cosa stiamo parlando? Se stiamo attenti. E lo stesso, un'altra notizia del Washington Post. In questa situazione, quando quelle navi che sono incrociatori, sono in questo caso cacciatorpediniere con a bordo questi missili del sistema Aegis, incrociano nel Baltico, nel Mar Nero, suscitando nella Russia le reazioni che abbiamo detto, le stesse navi ora incrociano nel Mar Cinese meridionale. E quindi non c'è da stupirsi. Ora, notizia ultima del Washington Post che annuncia la Cina sta costruendo più di 100 nuovi silos missilistici nel suo deserto occidentale, dicono gli analisti. È vero, perché ci sono le foto satellitari. E poi la cosa più significativa è che questo è un cambiamento storico. Attenzione, leggiamo il Washington Post, no?
Questo è un cambiamento storico per la Cina, un paese che si ritiene possieda un arsenale relativamente modesto di 200 a 350 armi nucleari. Un bel risultato, bisogna complimentarsi col presidente Biden, no? Quando gli hai portato le tue unità missilistiche a ridosso, la Cina, che aveva un arsenale relativamente modesto, limitato, ora si sta armando e quindi sta costruendo i silos dei missili balistici intercontinentali. E non solo. Un quotidiano cinese, Global Times, ai commenti venuti a margine della notizia del Washington Post, cioè naturalmente, attenzione, la Cina si sta armando, la Cina si sta minacciando, risponde seccamente con un editoriale, anche questo deve far riflettere, in cui affermano che la realizzazione della deterrenza nucleare della Cina non può essere vincolata dagli Stati Uniti. Cioè, lo dicono chiaramente, noi ci armiamo. Cioè, questo è il linguaggio dei fatti. Non solo, ma la corsa non è solo quantitativa, è qualitativa. Il Dipartimento della Difesa USA, vedete ora di nuovo il Pentagono, notizia del Pentagono, è in pista per accelerare la consegna di armi ipersoniche, armi che raggiungono velocità di 10.000-20.000 km orari, contro cui praticamente sembra non esservi difesa. Cioè la corsa qualitativa è impressionante. La Gran Bretagna, che ora viene annunciato dall'agenzia United Press International, che spenderà milioni di dollari, quasi 5 milioni, lo vedete, per sviluppare un sistema di comunicazione intermissile. Pensate qual è il problema, che evidentemente, come avviene a volte tra gli esseri umani, specie in questo periodo di distanziamenti sociali e lockdown, non si perde la capacità di comunicare. Allora, qual è il problema dei missili però nucleari? Che l'attuale sistema che possiede la Gran Bretagna permette ai missili di dialogare, come dire, di comunicare con la piattaforma di lancio, ma non tra di loro. E quindi ecco una nuova tecnologia importante per permettere ai missili di colloquiare, di coordinarsi per l'attacco. Non solo, ma poi ci sono cifre impressionanti, tipo quella data sempre dal Lupi, che nel novembre dell'anno scorso, pieno lockdown, piena crisi, la Gran Bretagna ha firmato un accordo per 33 miliardi di dollari per procurarsi armi sempre più sofisticate. A questo punto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di armi, quelle nucleari, che, e questo è scientifico, se usate anche in parte, non tutte quelle che sono sulla Terra, qui ci sono 9 potenze nucleari, potete vedere la cartina, 9 potenze nucleari, soprattutto sono in mano ovviamente a Stati Uniti e Russia, ma anche altri paesi le hanno, ed ecco che sfugge il senso del pericolo. Cioè, se venissero usate queste armi, sparisce non solo la specie umana, ma praticamente quasi ogni forma di vita dalla faccia della Terra. La via d'uscita, il trattato sulla proibizione delle armi nucleari,
che è stato approvato dalle Nazioni Unite, è stato aperto alla firma il 20 settembre del 17, è entrato in vigore il 22 gennaio del 2021. Lo stato del trattato è che attualmente ci sono 86 stati che l'hanno firmato e 55 stati parte, cioè stati che l'hanno ratificato. Qual è lo stato del trattato? Chiudiamo con questo e col pensiero del problema che abbiamo noi di fronte è che praticamente nessuno dei 30 paesi della NATO e praticamente dei 27 paesi dell'Unione Europea, salvo l'Austria, ha ratificato e neppure firmato il Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari. E merita vedere quali sono questi paesi che hanno firmato e ratificato: Austria, Irlanda, Malta, San Marino e Santa Sede. Merito sicuramente di questi governi. Questo è ovvio, ma mi sembra chiaro che poco possano muovere. L'Italia cosa fa? Il governo italiano cosa fa? L'Unione Europea cosa fa? Praticamente niente. E i media cosa fanno? Semplicemente vi nascondono tutto questo.